Buongiorno a tutti, sono Giulio Coraggio, responsabile del settore technology e gaming and gambling di DL Piper. Sono qui con il mio collega Alessandro Martinelli del nostro dipartimento di tax e io Alessandro diciamo che siamo le persone più noiose che sentirete durante questo webinar. Siamo esperti di gaming o della normativa applicabile al gaming. In questo webinar avremo una prima sessione in cui Alessandro e io vi vogliamo dare degli snippets, degli spunti di riflessione sulle questioni legali e fiscali relative al settore degli esports. E poi apriremo il panel che certamente sarà la parte più interessante con Brian che da moderatore passerà la parola a esperti sia legali ma soprattutto di business del settore degli esports per creare spunti di riflessione e per potervi dare qualche feedback su come il mercato degli esports è ad oggi e come potrebbe diventare nei prossimi mesi. Ora partiamo da subito. Nell'ambito a livello di scenario, il mercato degli sports è certamente un mercato che è in forte, fortissima crescita e la crescita del mercato è stata guidata in parte anche dalla pandemia, soprattutto nel corso del primo lockdown. Abbiamo visto che lo sport, diciamo, tradizionale è stato sostituito dagli sports che hanno avuto una visibilità che non avevano precedentemente. Non vuol dire che il mercato degli sports non abbia subito degli effetti negativi dalla pandemia, perché il mercato degli sports vive anche molto gli eventi live che conseguentemente non hanno potuto avere luogo con pubblico e quindi ha avuto un danno economico, ma si è saputo riprendere certamente velocemente switchando al mondo online, che è forse l'environment più conosciuto di questo settore. Ora, andando ad affrontare le questioni di carattere legale, un commento che riceviamo sempre più spesso, ne parlavo proprio ieri con uno dei più grandi publisher al mondo di videogame, è: ci sono così tanti eventi di esports, nessuno si conforma con normative di grande di settore particolarmente rilevante, perché ci dobbiamo preoccupare di eventuali restrizioni normative. Ecco, noi siamo gli avvocati che sono gli guastafeste, qui non siamo a dire che il mercato degli sport non debba crescere, anzi, siamo qui a trovare le soluzioni legali che vi consentono di operare e di fare quello che volete fare per la crescita del business. Lo stato di questo mercato ci ha un pochino ricordato quello da cui un po' veniamo, almeno ho seguito il mercato del gambling online per gli ultimi 15 anni e mi ricordo che nel 2008 si parlava tanto di poker online, era poco regolamentato, esistevano dei siti che avevano delle concessioni straniere e nel 2008 i monopoli di Stato hanno incominciato a regolamentarlo. Il Ministero dell'Interno ha passato una circolare vietando i tornei live terrestri, e da quel punto in poi c'è stata una crescita del poker online regolamentato, e purtroppo non si è mai attuata quella regolamentazione del poker fisico che doveva essere oggetto di un bando che non ha mai avuto luogo e che ha portato un pochino alla morte del poker fisico al di fuori dei casinò, e purtroppo durante la pandemia anche nei casinò. Ecco, quello che non vogliamo che avvenga nel mondo degli esports è proprio questo. In quel scenario c'è stata una mancanza di regolamentazione che ha impedito la crescita del poker fisico, mentre da un punto di vista del mondo online una regolamentazione ha comportato una crescita del mercato, e questa onda di crescita la
potremmo vederla replicata nel mondo degli esports. Ora, le aree grigie, direi, del mondo degli esports sono di due tipologie. Abbiamo la normativa sulle manifestazioni a premi, che è molto stringente in Italia, un livello di limitazioni che vi posso dire che non è presente in nessun'altra giurisdizione a livello mondiale. Abbiamo fatto un'analisi della normativa sulle manifestazioni, concorsi e premi e non esiste altra normativa a livello mondiale così limitativa come quella italiana. Questa trova applicazione per i tornei, potrebbe trovare applicazione per i tornei in cui non c'è un costo iniziale, ma c'è una vincita, con la particolarità che le manifestazioni a premio vietano i premi in denaro. Quindi, e allo stesso tempo si potrebbe argomentare che le manifestazioni a premio non hanno una finalità promozionale, perché evidentemente sono il business di cui vivono, per esempio, le diverse leghe di esports. Esiste però un'eccezione. Esiste un'eccezione alla normativa sulle manifestazioni a premio nel caso in cui il premio sia un riconoscimento dei meriti del giocatore, del partecipante all'evento. E questo secondo noi è una chiave di volta che consente di evitare l'applicabilità della normativa sulle manifestazioni a premio, perché di fatto i giocatori partecipano ai tornei, pagano a volte un prezzo di partecipazione, ma hanno un ritorno economico che potrebbe essere visto come un corrispettivo per l'attività svolta. L'altro grande scoglio da superare riguarda la normativa sul gioco online. Viene normalmente detto che gli esports non sono giochi gambling, non c'è l'alea, sono giochi di abilità. La particolarità sta nel fatto che nel gioco online la normativa sul gambling è stata estesa anche ai giochi di abilità online, e il poker, per esempio, è in between il gambling, un gioco di puro skill e un gioco con delle alea. Ancora una volta, però, se noi rappresentiamo il gioco come un servizio che viene offerto, che viene prestato dai giocatori nell'ambito della partecipazione a un torneo, quindi come quando si partecipa a ogni forma di competizione per poter avere in cui si riconosce un premio al soggetto che vince il torneo. Ecco, in quel caso non si tratta più di un gioco, ma si tratta di una competizione in cui viene dato un corrispettivo a chi risulta vincitore. Questa incertezza che abbiamo visto a livello normativo italiano è purtroppo presente anche a livello internazionale. Non dico che la normativa con le manifestazioni a premio, purtroppo così complessa come quella italiana, non esiste in altre giurisdizioni, ma lo scoglio da girare relativo al gambling, ebbene, questo è uno scoglio che in altre giurisdizioni bisogna aggirare, con complessità che sono presenti anche a livello locale, con quale conseguenza di una notevole disomogeneità. Per analizzare proprio questa disomogeneità, abbiamo svolto uno studio che ha coperto fino ad ora 45 giurisdizioni relative alla normativa applicabile agli sports. Abbiamo chiesto, se non sbaglio, 10 domande ai nostri colleghi di 45 giurisdizioni diverse, le abbiamo riassunto le risposte in un documento che si chiama DLA Paper Sports Laws of the World, e risponde proprio all'esigenza di player globali che devono poter lanciare un torneo di sports senza limiti territoriali e devono trovare una soluzione per poterlo fare senza dover essere limitato operativamente, perché la limitazione operativa non comporta una crescita del business. Passando alle limitazioni normative, ci sono anche le limitazioni di carattere fiscale, o meglio, le problematiche da fiscale da risolvere, non da evitare, e su questo lascio la parola ad Alessandro che le analizzerà. Sì, grazie Giulio. Grazie prima di tutto ai panelist di eccezione che hanno accettato il nostro invito, mi fa molto piacere. Grazie anche ai partecipanti, vedo un'affluenza significativa dal mio punto di vista per un'industria come quella degli sports assolutamente
ancora di nicchia e acerba, almeno per quanto riguarda il mercato italiano. Prima di addentrarci nel merito, nelle questioni più noiose, quindi quelle fiscali, vorrei dare alcuni numeri che possono tornare anche utili come spunto per una eventuale successiva discussione con gli inviti, con gli ospiti. Gli sports, che come dicevamo in Italia sono ancora, se vogliamo, agli inizi, ma che nel mondo, almeno per quanto riguarda gli ultimi 2 anni, e mi riferisco in particolar modo al 2019, quindi pre-pandemia, a un mercato che ha sviluppato business per quasi 1 miliardo di dollari. 1 miliardo di dollari nel mondo è una cifra impressionante per un settore da nerd, passatemi il termine, nel quale ovviamente mi inserisco anch'io perché oltre ad essere socio dello studio e fiscalista sono anche nerd da quando ho 6 anni, gioco da sempre, quindi sono prima di tutto un appassionato. Ma quello che mi ha colpito in particolar modo è il valore dei premi in denaro pagati dai tornei pre-pandemia, nel senso che nel 2019 ci sono stati circa 5.400 tornei in tutto il mondo che hanno pagato montepremi complessivi per circa 235 milioni di dollari. Una cifra impressionante se ci pensate. Purtroppo questa cifra si è leggermente ridotta nel corso del 2020, a causa della pandemia, anche come diceva Giulio, a causa del fatto che i tornei fisici purtroppo non sono stati più organizzati e il montepremi complessivo si è ridotto a 115 milioni di dollari. Comunque rimangono sicuramente cifre impressionanti. Tanto per intenderci, sempre per snocciolare alcuni numeri che possono essere interessanti, nel corso del 2019 e del 2020 i premi più alti vinti da giocatori in competizioni sportive hanno raggiunto quota 3 milioni di dollari, cioè un ragazzo che ha partecipato ad esempio alle Fortnite Pro Cup del 2019 e ha vinto come primo premio 3 milioni di dollari. Una cifra incredibile che si avvicina ai montepremi dei principali tornei di golf e di tennis, se ci pensate, cioè sono cifre veramente incredibili. Accanto a questi numeri, che ripeto sono sbalorditivi, Forse Ale, se posso aggiungere, questo mi fa pensare che il parallelo con il poker ha ancora maggiore rilevanza perché proprio in quella fase di crescita del poker terrestre online c'erano state le prime controversie con l'Agenzia delle Entrate, ma ricordo che addirittura c'è stata una controversia che è stata portata alla Corte di Giustizia europea relativa alla qualificazione delle vincite derivanti dai tornei di poker, il che secondo me crea un'assonanza ancora di più tra i due mondi. Esatto. Oltre a questo, e dal mio punto di vista da appassionato, posso dire che secondo me sono assolutamente vicini, simbiotici direi, come mondi, oltre a quello del gioco online degli gamer, quello degli streamer, nel senso che molto spesso le figure dei giocatori pro, hanno anche una componente attività che si svolge online attraverso streaming online sulle piattaforme principali, banalizzo YouTube, Twitch, oggi Facebook Gaming che è partito, che ha sostituito Mixer di Microsoft. Sicuramente due mondi che generano e muovono business. Generano business, generano introiti per ragazzi molto giovani, oltre ovviamente a tutto l'indotto per il settore, sì, parlo dei distributori, degli organizzatori di eventi o degli sviluppatori di software. Redditi che per i ragazzi possono essere qualificati sotto diversa forma, nel senso che gli introiti che i giocatori e gli streamer prendono e incassano sono molto diversi fra loro. Come dicevamo prima, ci sono per i pro i proventi derivanti dalla vincita dei tornei. Ma accanto a questi, ci sono anche tutta un'altra serie di proventi connessi, ad esempio, alle sponsorizzazioni, alle pubblicità, agli endorsement di hardware e software, ad esempio, o ancora le cessioni di diritti d'immagine, piuttosto che a tutto l'indotto derivante dall'affiliazione o dalle sottoscrizioni su piattaforme principali.
Infine, non ultimo, che secondo me è una delle questioni forse meno trattate ma più delicate, tutto quello che è l'indotto derivante dalle donazioni che gli streamer in particolar modo incassano durante le proprie dirette. Ed è molto semplice verificarlo, se seguono delle dirette su Twitch, si vede la quantità di denaro che viene donata dai fruitori del servizio a questi ragazzi che di fatto intrattengono in queste giornate da Covid chiusi in casa. Lo vedo perché vedo i miei figli che seguono le dirette ed è incredibile. Somme di denaro importantissime che in qualche misura, e poi torniamo sul punto, potrebbero sfuggire a tassazione. Per quanto riguarda invece l'ambito, diciamo, mio, quindi la fiscalità dei proventi sports, tendenzialmente i giocatori pro di norma dovrebbero essere giocatori che svolgono l'attività in modo professionale, abituale e quindi tendenzialmente dovrebbero aprire la partita IVA. Come dicevo prima, i redditi derivanti dall'attività possono essere diversi, ma focalizzandoci su quelle che sono le componenti reddituali principali, che a mio avviso rimangono comunque qualificabili come servizi, tornando un po' a quello che dicevi tu, Giulio, poc'anzi, impongono ai ragazzi l'apertura della partita IVA e dover poi eventualmente giustamente versare l'IRPEF con l'applicazione peraltro delle ritenute alla fonte, l'iscrizione all'INPS, gestione separata e l'applicazione del regime IVA ordinario, laddove non sia effettuata l'opzione per la flat tax, come ben sapete, con dei limiti abbastanza modesti. Per quanto riguarda invece gli amateur, che sono comunque tanti, nel senso che puoi girare la slide, ti ringrazio. Gli amateur sono in un mondo particolare, nel senso che molto spesso, anche per scarsa conoscenza delle regole fiscali nazionali, sfuggono a tassazione, anche perché di fatto sono invisibili al fisco, no? Citando il libro di Lupi che richiama Paradiso inferno, no? Cioè se uno ha la partita IVA rischia l'inferno, se uno non apre la partita IVA in paradiso perché è totalmente invisibile al fisco. È vero, però è altresì vero che comunque i proventi derivanti, anche in forma occasionale, derivanti da affiliazioni, piuttosto che anche alla partecipazione a eventi sportivi, debbano essere tassati in Italia come redditi diversi. Ovviamente non ci sarà tutto il problema legato all'apertura della partita IVA, ma sono comunque redditi tassati. Io mi sentirei in ogni caso di escludere che le competizioni sport possano essere assimilate a dei concorsi a premio. Io ritengo che siano a tutti gli effetti delle attività professionali, cioè sposo di più la tesi della competizione sportiva, più vicina al mondo sportivo, pur non essendo, diciamo, competizione sportiva a tutti gli effetti perché non è riconosciuta, ma che sia molto più vicina a quel mondo. Ale, se posso intromettermi su Prego, prego. questo, quando nella tua slide parli di meriti artistici, scientifici e sociali, è esattamente il wording dell'esenzione alla normativa sulle manifestazioni a premio, un'esenzione che era nata per regolamentare vittorie come il premio strega, ma evidentemente può essere plasmata nei diversi contesti. La normativa sulle manifestazioni a premio è evidentemente datata e, come riconoscevi tu, il Esatto. premio non è un premio promozionale, ma è proprio un riconoscimento al vincitore della competizione. Beh, è assolutamente corretto quello che dici. Siamo di fronte a un'industria in velocissima evoluzione. La tecnologia è veloce, per definizione. Il mondo degli sports e dello streaming ha subito un'accelerazione negli ultimi anni incredibile. C'è stata una rivoluzione, direi, da questo punto di vista, tant'è che evidentemente anche le normative vigenti sono ormai, come dicevi tu, datate e non stanno forse più al passo coi tempi. Mi viene da pensare, ad esempio, posto che è un po' fuori tema, ma in qualche misura, dal mio punto di vista, interessante per quel che riguarda il tema di oggi, è la digital tax. Come ben sai,
Ieri l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato una corposa ed approfondita circolare, molto ben fatta, sul tema della digital tax, dove a un certo punto tocca anche il tema del gaming online. Ciò per dire che comunque la conoscenza e il livello di approfondimento da parte dell'amministrazione finanziaria italiana sul tema c'è, sono preparati, lo hanno studiato e lo hanno approfondito. È altresì vero, tuttavia, che come dicevo, il settore è in costante evoluzione, il modello di i modelli di business, pardon, connessi agli sports e allo streaming sono in costante evoluzione e per tale ragione che è anche la stessa agenzia delle circolari che va a confermare un po' il tema, è che, ad esempio, per l'applicazione della digital tax debba essere fatto un'analisi case by case del modello di business per verificare l'applicabilità o meno dell'imposta. Ciò ovviamente non si riflette sui giocatori, si riflette più sugli distributori, gli organizzatori delle piattaforme, eccetera. Però è certamente interessante notare che anche l'amministrazione finanziaria è ben conscia della velocità attraverso la quale il settore si evolve. Questo è sicuramente molto Sì, secondo interessante. me interessante, dimostra che da un lato l'amministrazione finanziaria conosca la presenza di fenomeni come il gioco online, però non, il fatto di riferimento all'analisi caso per caso comporta in qualche modo che mostri anche l'esigenza di essere indirizzata. Per alcuni clienti stiamo valutando se fare un interpello per poter poi evitare che a distanza di tempo l'amministrazione ci dica dovevi pagare la digital tax su quei prodotti. Corretto, tornando un po' al nostro tema, ad esempio mi viene in mente che l'ho lasciato come questione aperta, ma è sicuramente spunto di riflessione il fatto che, ad esempio, la partecipazione agli sport, soprattutto a livello internazionale, comporti in qualche misura, dal mio punto di vista pressoché certo, il rischio di imposizione delle somme vinte anche all'estero, anche ben evidenziato, nel senso che, come ben sapete, un cittadino fiscalmente residente in Italia è tassato sulla base del Worldwide Taxation Principle. Cosa vuol dire? È tassato per tutti i redditi ovunque prodotti, anche all'estero, ma che tuttavia potrebbero vedere una doppia imposizione anche nello stato dove viene organizzato il torneo di sport. È evidente. Poi ci sono anche i metodi per eliminare la doppia imposizione, questo sì è vero. Ma tuttavia ogni caso va analizzato case by case, come dicevamo prima. Sicuramente abbastanza complicato, va analizzato case by case, ma vorrei tornare un'ultima volta sul tema delle donazioni, che è stato peraltro molto a cuore. Ripeto, fra le fonti di reddito online, i premi sicuramente sono una componente importante, le sponsorizzazioni altrettanto, ma per quel che mi pare di capire, anche le donazioni stanno crescendo e potrebbero diventare ed esporre di conseguenza gli streamer a profili di rischio sotto il profilo di verifiche da parte dell'Agenzia delle Entrate. Sì, è vero che sono erogazioni liberali e pertanto libere nell'ane e nel quantum, ma è altresì vero che sono strettamente connesse, almeno dal mio punto di vista, a quella che è la prestazione in essere, cioè l'intrattenimento online. Non mi sento di poter escludere che in caso di verifiche un po' aggressive tali somme possano essere in qualche misura ricondotte poi a tassazione. Io con questo chiuderei anche per non rubare il tempo al sicuramente più interessante panel che segue. Non vedo l'ora di sentir parlare Federico, Brian, Nicola, Andrea e Alessio. Contentissimo nuovamente di avervi qui. Vi passo la parola. Dai, grazie mille a tutti. Sì, io e Ale siamo quelli, come dicevo prima, noiosi. E Ora, noiosi. Brian, a te la parola che ci farai divertire e
direi cose più interessanti, certamente. Grazie, mi sentite tutto a posto? Mi sentite bene? Possiamo iniziare? Eccoci qua. Allora, intanto grazie mille allo studio di Lei Piper che ha organizzato questo fantastico evento in collaborazione anche con la K Informatica e Tom's Hardware, e ringrazio Giulio e Alessandro appunto che siete stati fantastici e poco noiosi, cioè nel senso quel limite che basta per capire, no sto scherzando, complimenti. Iniziamo dai nostri, da questo panel. Io mi presento, intanto sono Brian Ronzani, conosciuto sul web come Brian Box, nella vita faccio lo speaker radiofonico a Radio 105, però in realtà nel mondo del gaming sono un po' di annetti che ci sto dentro per un motivo o per un altro. Gamer da sempre, quindi unica costante nella vita il videogioco, anche competitivo in un bel periodo della mia vita, e oggi presentatore dei maggiori eventi esport e da 5 anni presento la Milan Games Week, quindi comunque un mondo che ho deciso di frequentare e di lavorarci ed è un mondo veramente stimolante. Oltre a questo ho creato un bel progetto di cui vi parlerò dopo, ma voglio presentarvi i veri protagonisti di questo panel. Facciamo un giro di tavolo per presentarci, a partire da Alessio Cicolari. Ciao Alessio. Ciao, ciao Brian, ciao a tutti. Sono Alessio Cicolari, sono l'amministratore della K Informatica. K Informatica è un'azienda che si occupa prevalentemente di gaming, dalla parte hardware e dalla parte, diciamo, organizzativa di eventi, manifestazioni, gestione di team e organizzazione di campionati e di asset di marketing per le aziende che vogliono investire nell'e-sport. Come te, unica, diciamo, cosa salda nella vita è sempre stato il videogioco, quindi siamo cresciuti con il gaming in testa, continuiamo a sviluppare il nostro business attorno a questi e più tardi poi parleremo dei punti che hanno toccato Alessandro e Giulio prima, perché ci toccano, diciamo, in prima persona, sia come organizzatori che poi come gestori di team o, diciamo, gli organizzatori di eventi. Perfetto, grazie Alessio. Facciamo così un giro di tavolo velocissimo. Con noi c'è anche Nicola Palmieri. Ciao Nicola. Ciao, buonasera a tutti. Sono Nicola Palmieri, sono un influencer creativo e imprenditore. Per essere un creativo oggi devi essere anche un imprenditore, però noi abbiamo creato anche Docety, che è un'azienda di formazione, quindi abbiamo lavorato anche nella crescita personale delle persone, insomma. Per dire due numeri, ho sul primo canale, come quelli sul server, abbiamo 700.000 iscritti e in totale, devo fare una summa, insomma, di tutto, circa 3 milioni. L'anno scorso abbiamo festeggiato 1 miliardo di visualizzazioni, quindi grandi risultati. Sono gamer da quando ho conosciuto per la prima volta il Commodore 64 e niente, ci sono cresciuto in mezzo. Sono stato anche streamer, ho partecipato ai eventi di League, quindi i primissimi, quando in effetti ti sentivi un po' stupido a dire oh, videogioco, però lo faccio per guadagnarci qualche cosa, perché sai, c'è un premio in denaro. Le cose sono cambiate, Nicola. Le cose sono cambiate. Stanno cambiando tanto. Grazie Nicola, vado avanti velocissimo, giusto queste presentazioni. Con noi c'è anche Federico Raffaele. Ciao Federico. Ciao, ciao Brian, ciao a tutti, buonasera. Io, diciamo, appartengo al lato noioso, più noioso del panel, che io sono estrazione legale, un po' come Alessandro e Giulio, però, diciamo, in team Telecom Italia mi occupo di Legal Media Digital Solution, e quindi, diciamo, per usare categorie concettuali vicine a noi, direi proprietà intellettuale e diritto delle nuove tecnologie. E in questo il gaming, gli esports c'entrano perfettamente, direi. Direi proprio di sì. Grazie mille Fede, e adesso Andrea Riviera. Ciao Andrea. Ciao, ciao a tutti. Io mi chiamo Andrea Riviera, sono il Managing Editor di Game Division, che si occupa di parlare di videogiochi all'interno di Tom's Hardware, e sono stato anche un giocatore e-sport, quindi insomma sono proprio contento di essere qui a parlare di questa tematica quest'oggi. Perfetto, allora io intanto comunque invito anche Alessandro e Giulio a partecipare a questa tavola rotonda, facciamo un giro veloce, e quello che invito a fare anche ai panelist è veramente una chiacchiera tra amici, cerchiamo di capire un po' le nostre esperienze anche rivolte, no, a questo mondo degli sport che, come hanno ben anticipato Giulio e Alessandro poco fa, sta crescendo in maniera esponenziale e forse, anzi sicuramente, la pandemia ha accelerato, no, quel progresso, quell'evoluzione che poi tutti quanti noi avevamo predetto qualche anno fa, quando, come diceva poco fa Nicola, quando dicevi sono un videogiocatore, campo con quello.
ti guardavano storto. Oggi invece i giocatori, i gamer e gli imprenditori digitali, perché qua ce ne sono tanti e siamo ben rappresentati, diciamo che ci hanno visto lungo. Chi è arrivato prima ha capito che il business era veramente potentissimo, e quindi io passo subito la parola a Alessio Cicolari, che ci racconta un po' la sua esperienza e anche quello che pensa di questo momento storico legato agli esport. Vai Alessio. Sì, diciamo, riassumo brevemente la nostra storia nel campo degli esport e nel gaming soprattutto. Visto che la nostra passione è sempre stata il videogioco, quando abbiamo deciso di passare da azienda che si relazionava unicamente con le aziende, quindi lavoravamo unicamente B2B, abbiamo avuto l'idea di partire verticalmente sul gaming. Quindi abbiamo aperto uno dei primi gaming shop, perché di fatto nel nostro negozio potevate trovare, dico solamente, prodotti gaming, però da consumatore quello che io vedevo che mancava nel mercato era andare in un negozio, trovare l'ultima scheda video appena uscita e portarmela a casa ora, non domani, perché sennò erano bravi tutti. Quindi da questo abbiamo cominciato a riempire il negozio con tutte le cose che io volevo, quindi è stata proprio una cosa egoistica mia, no? Quindi le cose che io volevo, ci ho piazzato un simulatore all'interno, ci abbiamo messo una delle prime sale LAN all'interno di un negozio, e non vi dico le problematiche al suo per l'apertura, la scia e tutto, per far capire cosa fosse una sala LAN. Ancora tuttora abbiamo queste problematiche, poi magari inquadrarla è difficile, no? Ma soprattutto adesso con le restrizioni Covid, dove di fatto quando sei in zona gialla puoi far sedere la gente a bere lo spritz senza mascherina, ma due persone a 10 metri usare un computer non si può. Capisci che le problematiche anche negli aspetti legali sono molto molto grosse. Diciamo che poi da lì abbiamo cominciato ad organizzare tornei in shop, avevamo gente che si faceva anche 3-4 ore di macchina per venire da noi, abbiamo cominciato a lavorare con i primi youtuber, all'epoca lavoravamo tantissimo con Cooler Master e Alessandro Delfino, che penso che sia conosciamo tutti quanti in questa call. Da lì poi ci siamo conosciuti anche con Nicola, abbiamo fatto tantissimi eventi assieme, manifestazioni, abbiamo scalato sempre più in alto, passando da Lucca Comics, Games Week, fino al lato nostro, a passare all'organizzazione di attività nostre e anche a livello internazionale. Siamo... K-Informatica, Alessio, perdonami se te lo dico, è un'istituzione, adesso, senza lisciarci troppo il pelo, ma comunque bisogna dire che è riconosciuta in tutta Italia da tanti anni, quindi complimenti per questo. Grazie mille. Questi ultimi 2 anni stiamo facendo un po' di brand diversification, nel senso che abbiamo sviluppato i nuovi brand AK eSport, che seguirà tutta la parte eSport marketing, organizzazione e gestione di team. AK Informatica sarà sempre l'azienda principale che produrrà tecnologia e supporto tecnologico, non solo alle nostre attività, ma a quelle di tantissime. Se pensiamo anche a tutto il supporto che abbiamo sempre dato all'organizzazione di eventi come la Games Week, Look Comics. L'anno scorso durante la pandemia abbiamo supportato anche Formula 1 durante alcune attività che hanno fatto con dei loro sponsor, proprio perché non trovavano un'azienda che poteva supportarli in questo tipo di attività remotizzate, che noi ci siamo specializzati anche durante la pandemia. Abbiamo, diciamo, da un lato, come brand AK eSport, abbiamo imparato e sviluppato questi skill per, diciamo, utilizzare gli esport non soltanto come strumento di marketing pure semplice per le aziende, no? Ma farlo diventare più un'attività core delle loro cose. Vi faccio un esempio molto pratico. Abbiamo fatto anche un panel qualche mese fa con Porsche Italia, con Valentina Albanese, che è la responsabile del motorsport di Porsche. Lei tra l'altro è anche ex campionessa di touring car ed è avvocato. Quando ho proposto l'idea a Malsana di organizzare un campionato virtuale parallelo a quello reale, ma non semplicemente da casa, cioè li mettiamo nei paddock e li facciamo giocare durante gli stessi weekend di gara, e il vincitore, Valentina, se ne salta fuori, e al vincitore facciamo fare l'ultima gara di campionato, gli facciamo fare la licenza e corre. Fantastico. Da lì abbiamo incominciato a collegare le due cose, da cosa nasce cosa, gli sponsor hanno incominciato ad interessarsi, l'attività non era meramente marketing, ma era diventato un core business, proprio anche per il brand Porsche, che poi si è evoluto anche a livello internazionale, nell'avere la sua sezione dedicata allo sport reale e allo sport virtuale. Di fatto adesso io ovviamente sono molto focus sull'automotive, lavoro praticamente con quasi tutti i brand automotive che si affacciano sul motorsport, e siamo gli organizzatori anche
del più grande campionato e-sport legato a sim racing, che verrà anche annunciato tra qualche giorno, del GT World Challenge, dove per la prima volta, se non so se avete visto le news, dei piloti dovranno, da regolamento FIA, partecipare ad una gara di sim racing il giorno prima della gara reale. Fantastico. Che penso nei prossimi giorni nella locandina della 3 ore di Monza, dove ogni team dovrà nominare un loro pilota reale per partecipare alla gara che noi gestiremo all'interno di un'arena, si chiama GT Arena, sponsorizzata da Fanatec, quindi un brand videogame che sponsorizza come title sponsor una competizione sportiva di carattere mondiale. Stiamo parlando di una robetta, parliamo di milioni di euro di sponsorizzazioni. E grazie a questo, diciamo, ci siamo evoluti, siamo passati oltre frontiera, cosa che con informatica e basta non avremmo mai potuto fare, perché come sapete il mercato italiano è un po' frammentato. E parallelamente ci siamo anche evoluti con un'azienda interna alla società, cioè un'azienda del nostro gruppo che è Sport Service, a gestire tutte queste cose con una, diciamo, con un obiettivo molto, molto professionale, nel senso, la maggior parte dei tournament organizer, chiunque esso sia in Italia, difficilmente fa concorsi a premi per ogni campionato, sta a stilare dei regolamenti a prova di avvocato, eccetera. Noi lo facciamo. Quindi tutti i nostri campionati sono, dove ci sono premi, ovviamente, sono dei concorsi a premi. Vengono stilati, vengono depositati al MISE. Conoscete benissimo sicuramente Alessandro e Giulio, tutto l'iter e la peculiarità. Cioè, bisogna essere puntigliosi. Non è che basta, vabbè, giochi, c'è il giudice. Fa. Già avere un giudice in un gioco per un concorso premi è una cosa che Alessio, va... quindi adesso giusto per tirare le somme, così faccio un salto da tutti quanti e ognuno può raccontare anche la sua esperienza. Bisogna dire che hai dato dimostrazione che lo sport tradizionale, perché è un tema, no, affrontato tantissimo nel mondo degli sport, anche Alessandro e Giulio ne hanno parlato poco fa, cioè lo sport tradizionale e gli sport veramente entrano in gioco, non dico parallelamente, ma a volte assieme, come l'esempio, no, che facevi poco fa per il discorso del torneo. Piloti veri che il giorno prima partecipano ad una gara con regolamento ufficiale, con il sim racing, per poi partecipare ufficialmente alla gara reale. Questo è molto molto interessante. Ma così, quindi faccio subito un salto da Nicola Palmieri, quando si parla di intrattenimento, perché poi il videogioco è anche intrattenimento, come lo è lo sport, tu puoi raccontarci veramente la tua esperienza e come poi alla fine l'intrattenimento si evolve, l'hai detto tu prima, come diventi un imprenditore digitale, vuoi o non vuoi, devi in qualche modo concretizzare quello che prima era soltanto un gioco, giusto? Ma l'hanno detto perfettamente Alessandro e Giulio, perché chi lavora in questo mondo ed è strano utilizzare, spesso viene difficile dire lavoro su YouTube, perché non viene percepito come lavoro, tu ti stai divertendo, ti danno pure le cose gratis, le prendi a scrocco, cioè per le persone normali, guarda, è difficilissimo far emergere questo lato qui. Ed è difficilissimo far emergere le cifre che ci girano attorno a questo mercato. Perché poi magari sono i titoloni di giornale che dicono guadagna tot, fa tot, e le persone dicono madonna, ma così tanti soldi girano in questo mercato. E là ti rivalutano, dici cavolo, ma vuoi vedere che questo non è proprio uno scappato di casa, ma qualcosa di utile sta facendo o sa fare, comunque i fatti suoi li sa gestire. E il problema era proprio questo inizialmente, e io me ne ricordo i primi anni di incertezza magica, no? Quella cosa dove... Sì, ma mo che codice a te commetto? Cioè, che riferimento devo mettere? Che cosa sto facendo io? Perché non lo sapeva il commercialista, non lo sapeva, ma nemmeno i network all'epoca sapevano esattamente come si dovesse gestire la cosa, no? Perché stiamo parlando, ecco, il nostro primo canale, che è gestito dal mio socio, ha più di 15 anni. Credo che fosse nato prima dell'ingresso di Google su YouTube. Okay. Noi il canale Guido sul Server l'abbiamo aperto nel 2012, quindi abbiamo visto tutta l'evoluzione di YouTube. Io venivo ancora prima dal mondo dei blog, quindi mi sono visto tutta l'evoluzione del mondo dei blog con Google, quando Google non aveva ancora, diciamo, la percentuale di mercato che ha oggi, oltre il 90%, insomma. Però ecco, ho rivisto quella crescita che c'è stata con i blog nei primi 2000, con YouTube 10 anni più tardi. E c'è stata proprio questa evoluzione. I cambiamenti sono stati drastici ed epocali sotto tantissimi punti di vista, e purtroppo tutta la legislazione è rimasta indietro.
Ma è rimasta indietro perché? Perché non si è messa in contatto con chi era ed è protagonista della scena. Quindi banalmente, ecco, oggi viene fuori che magari quella cosa che mi ha stupito molto, che non sapevo tra le altre cose, che un concorso a premi è al pari del tennis, dei risultati che fa un tennis o un golf, no? 3 certo. milioni di premio. Cavolo, ma ci rendiamo conto di dove sta andando il mondo e noi non abbiamo nemmeno un codice ateco di riferimento, dobbiamo mettere altre cose, diciamo, altre cose relative alla tecnologia. Cioè, facciamo ridere veramente i polli. Cioè, quindi... immagino quel momento in cui il funzionario fa, ma adesso cosa mettiamo? Dobbiamo inventare un nuovo codice ateco, gamer. Com'è che si dice? È vero, capito? Vero. E quindi c'è tutta una formazione che bisogna fare. Proprio di formazione di base si parla, cioè, bisognerebbe prendere dei referenti che parlano la nostra lingua, ma banalmente anche persone della caratura di Giulio, Alessandro, ma anche Alessio con le cose che ci ha raccontato adesso. Io ho conosciuto Alessio quando era solo a K informatica e ho visto l'evoluzione che ha fatto in questi anni, è stata spaventosa. Cioè, lui nel mondo dei sim racing ha messo proprio le basi per creare delle cose assurde, fuori da ogni logica. Noi per esempio l'abbiamo fatto con Doceti, cioè nessuno sa che due influencer con un altro socio che è Michele Forlante hanno creato Doceti l'anno scorso, un anno e mezzo fa abbiamo raccolto mezzo milione di euro. Nicola, per chi non conosce Doceti, possiamo dire velocemente che cos'è? Doceti è una piattaforma di formazione che è unica perché fa formazione faccia a faccia, quindi consulenza privata, seminari interattivi per alzata di mano. Google e Zoom l'hanno implementata 6 mesi fa, noi l'abbiamo da 3 anni, e videocorsi. Quindi facciamo un po' tutto quello che c'è nel mondo della formazione. Abbiamo 30.000 utenti, più di 400 coach, una piattaforma orizzontale. Pazzesco. Dove si può trovare tutto, ed è nata dall'idea di due scappati di casa che facevano gaming, cioè, ed è assurda come cosa, no? Se ci rifletti, ed è proprio questo il punto, cioè noi abbiamo portato a un livello successivo quello che è l'influencing, cioè creare qualcosa con la community, creare qualcosa che abbia un più ampio respiro, ed è, ripeto, una cosa fuori da ogni contesto che nessuno ad oggi dica ma dobbiamo trovargli un contesto a questi qui, che sia diverso da tutto quello che c'è oggi. L'ultima cosa, poi magari passo la parola, quando Giulio parlava di concorsi a premi, ok? Noi nel 2012-2013 facevamo dei concorsi a premi, ok? E mi hanno dovuto dire che sarei stato in multa penale anche perché davo dei premi che erano cose stupide, tipo codici di videogame. Certo. Lì mi sono cominciato a chiedere ma dove stiamo andando? Cioè, uno lo fa anche per sponsorizzarsi, no? Ed è il mercato dei premi è fatto in modo che non si possano troppo pestare i piedi le aziende, ma così vai ad ammazzare tutto un sottobosco di persone che magari vogliono crescere, si vogliono evolvere. Oggi mi sembra, correggetemi ragazzi, voi ne sapete sicuramente di più, che si possa dare un premio in denaro di 1 euro, una cosa così. Sì, sì. Facciamo un recap, no? Io faccio un concorso, sono Nicola Palmieri di Guido sul Server, voglio fare un concorso per la mia community, voglio metterci un premio, questo premio deve essere al massimo di 1 euro. Sì, ci sono i negozi tutti a 1 euro. Il valore di un lapis, se non erro, giusto? Sì. No, ma guarda, Nicola, è sicuramente un buono spunto. Io vedo che Alessandro ha alzato la mano, sì, sicuro, no, anche Giulio vuole aggiungere qualcosa e poi posso a Federico. Velocissimo, ti rubo 30 secondi. Nicola, quello che dici è... assolutamente corretto dal mio punto di vista. Siamo davanti a un settore che si evolve a una velocità incredibile. Il problema è che molto spesso le norme non riescono a stare al passo con l'evoluzione tecnologica. Quello che dicevi tu prima, tu hai visto evolvere Google, prima dell'ingresso di Google, che è una cosa pazzesca se ci pensi, ma tornando al mondo gaming, guarda a come è cambiato anche il modello di business di determinati distributor in relazione alla distribuzione gratuita di giochi. Pensa a Fortnite. Okay. Fortnite, cioè almeno quando giocavamo noi, che ormai siamo dei boomer, i giochi si pagavano.
oggi i ragazzini si ritrovano una quantità industriale di giochi gratis, dove invece gli acquisti sono fatti in game per oggetti cosmetici e quant'altro. Sì. Cioè si evolve il tutto in modo molto molto rapido, e anche il modello di business in ogni settore legato alla tecnologia si cambia altrettanto velocemente, quindi quello che dici è assolutamente corretto. Alessandro, guarda, faccio un esempio veloce, poi passo a Giulio, perché so che vuole aggiungere qualcosa, e poi Federico così ci racconta anche la sua. Ho letto l'altro giorno che Gucci ha creato delle scarpe virtuali che costano 10 euro, che tu non puoi acquistare perché non esistono concretamente queste scarpe, ma tu puoi acquistarle per un paio di piattaforme che adesso di cui non ricordo, però comunque in effetti... Partiamo dal presupposto che non ci vedo niente di male nel comprare oggetti cosmetici, che è un po' come comprare la maglietta del calciatore concreta, no? Tu hai il tuo personaggio, ad esempio di Fortnite, hai la maglietta del tuo idolo, cioè il funzionamento è lo stesso, però in effetti a livello legale poi il discorso si può complicare. Giulio, cosa volevi aggiungere tu? No, allora, quello che diceva Nicola è molto interessante, e quello su cui noi ci siamo stati un pochino, ci facciamo promotori. Secondo noi un intervento legislativo che chiarisca che il torneo di sports non ricadono in nessuna normativa ancillare, quindi con i concorsi a premio, il gambling da una parte, e hanno quindi godono di un'esenzione, favorirebbe notevolmente la crescita del mercato, perché se già penso ai tornei di e-sports in cui do dei premi, per assurdo, se lo organizzo con una società straniera non mi si applica la normativa sulle manifestazioni a premio, e quindi posso praticamente fare tutto, perché se si applica la normativa comunitaria del paese in cui è stabilita la società. Se lo faccio da italiano vengo di fatto danneggiato, perché devo conformarmi con tutto quel regime, un rischio quantomeno di conformarmi con tutto quel regime. Su questo il nostro lavoro sta nel fare un fine tuning della modalità operativa del torneo di sports, per evitare che ci sia una misunderstanding da parte delle autorità sulla corretta qualifica, certo, del torneo, certo, quindi certo. Questa è una cosa. Speriamo, lo scopriremo, Giulio, lo scopriremo. Ne abbiamo parlato durante la pandemia con alcuni parlamentari, perché in quel periodo, durante la prima fase della pandemia, di qualche proposta legislativa, poi non se ne è fatta ancora nulla, però speriamo che succeda presto. Vabbè, dai, un po' all'italiana, ci vuole tempo, no? Ci vuole tempo, prima o poi accadrà, quando si dovrà per forza fare, si farà. Allora, passo la parola a Federico, però ricordandovi che potete fare delle domande, poi queste domande, insomma, me ne mandano, già ho visto che qualche domanda è arrivata, le farò però tra poco, e concluderei il giro con Federico Raffaele. Ciao Federico. Ciao Brian, consentimi di se vuoi, di partire questo intervento in due parti. Lascio per la seconda parte l'esperienza di team, che tutto sommato mi sembra come dire, interessante in ambito e-sports, ma da natura, avendo natura legale anch'io, non mi posso esimere dal dare il mio 2 cent sul tavolo su questo tema, perché è la chiave, è il tema vero in materia di e-sports. Cioè l'incertezza, la mera incertezza di definizione del quadro normativo applicabile è già di per sé un problema per il business. Le aziende corrono un rischio legale che non riescono a monitorare, cioè è difficile, come dire, endogenizzare in un piano industriale, un piano di business, questa variabile qui. Quindi, vabbè, allora definiamolo questo ambito legale. E qui c'è la seconda complicazione. La complicazione che nasce da che tipo di legge applichiamo, che tipo di regole applichiamo. L'uomo, ancora prima che il legislatore, apprende, lo so, sappiamo tutti, no? Studi antropologici, apprende per analogia. Vediamo una cosa, la facciamo anche noi. E questo è il procedimento di apprendimento tipico. E il legislatore è uguale, questo è molto umano, se volete, se mi consentite questa certo, estremizzazione. Però mentre è agevole ragionare per analogia tra elementi fisici, è molto più complicato farlo con elementi tecnologici. Complica, cioè il calcio fisico non è l'e-sport, non è l'e-football, perché sì, si gioca apparentemente a video su un terreno verde, ma appunto è tutt'altra cosa. Allora ecco, ben vengano questi incontri
organizzati da Giulio e Alessandro, ma in generale ci vuole, secondo me, il presupposto, una maggiore interazione tra i tecnici e i legali. I legali non devono fare i legulei e i tecnici devono sforzarsi di cominciare a parlare il registro, il lessico dei legali. Questa, chiamiamola cross-fertilization, permette perlomeno di muoversi in un contesto, in un, come dire, in un registro comune. E, ecco, si deve sviluppare un lessico che tutti, certo, riescono a capire. Non ci sono specifici provvedimenti in Italia al momento, no? Allora, voglio esemplificare, perché Alessandro e Giulio hanno fatto giustamente la loro introduzione per darvi per darvi problemi, cioè l'inquadramento della disciplina a monte, ma non sappiamo i gamer, i pro player, che cosa sono, cioè sono ma non è banale, perché da questa qualificazione dipende la tassazione applicabile. Sono lavoratori? Sono professionisti? Già questo è un tema. Nonché la sponsorizzazione, la gestione del team. Io, diciamo, ho più dimestichezza con gli sport lato calcio, diciamo, per le ragioni che vi dico tra un secondo. Ecco, ma non è banale anche l'equiparazione naturale, di cui dicevo prima, con lo sport madre, il calcio. Non è scontato affatto. Pensiamo al calcio. Allora, il doping, no? Intanto dobbiamo pensare a una federazione, se esista, se dobbiamo crearla, e che tipo di prerogative darle. Ma poi il doping. Allora, esiste il doping nel caso degli sports? Ed è un doping soltanto fisico o un doping anche, che ne so, tecnologico? Ma se la norma, se la regola è pensata per il doping del calcio giocato, è difficile poter arrivare per analogia al doping. Certo, se non c'è un macro inquadramento, se qualcuno si dopa, ci sono stati eventi, scusami Federico se ti interrompo così, sono stati eventi di doping, il regolamento interno al torneo ha poi sanzionato, no, queste persone. Però, capito, non c'è una regolamentazione generale, è chiaro? Certo, il case by case, che da un lato è la quintessenza della regola giusta, perché è la regola del caso specifico, dall'altro, ripeto, è fonte di incertezza, è fonte, certo, di oppure la giustizia sportiva, no? Ora, io faccio l'esempio più assurdo e anche più politically non correct che esista, no? Ma la squalifica di Cosmi per blasfemia, no? Chiunque abbia giocato... Beh, sul campo sono cadute chiese, se cioè nel senso... Ecco, che cosa succede? Come si applica, per analogia, la squalifica del blasfemia? Questo chiaramente è un esempio, il massimo esempio possibile di certo, in cui si verifica maggiormente la distanza tra e-sport e... Però hai centrato il punto, Federico, assolutamente sì. Per quanto riguarda invece la tua esperienza, l'esperienza di team? Beh, allora, team, devo dire, in questo, se volete, se siamo partiti dal punto di partenza, il presupposto che il Covid ha amplificato, o perlomeno la pandemia, e quindi le restrizioni da Covid hanno amplificato la rilevanza degli e-sports, in questo, se volete, team è stata un po' un pelo precursore, perché è sponsor ufficiale della I-Nazionale di PES, e già dal 2019 ha avviato questo interessante, almeno perlomeno dal mio punto di vista, anche se capisco l'evidente conflitto di interessi, però insomma lo metto alla platea per valutarlo in modo più scevro da condizionamenti. Ha creato, cioè ha fatto vedere, ha condotto gli abbonati di Team Vision per mano lungo la creazione della nazionale, appunto la I-Nazionale di PES, fino alla disputa del primo, comunque diciamo, il più rilevante torneo a livello la UEFA Euro 2020, che poi la nazionale italiana ha vinto brillantemente. Certo. È roba di pochissimo, cominceranno il 29 marzo, la nuova edizione di... Beh, è un segno importante, considerando anche il brand che rappresenti, considerando che nel calcio reale la Serie A è sponsorizzata dallo stesso marchio. È un po', torniamo un po' all'inizio, no? Quando Alessio parlava di parallelismo
no, tra sport e e-sport. Lui l'ha fatto con l'esempio di Porsche, scusami, del torneo Alessio, di cui, insomma, che nominava Alessio prima. Tu stai facendo con il calcio in questo caso, quindi è sicuramente un buon segno, un buon esempio di come si sta muovendo l'e-sport. Però hai centrato il punto, non si capisce, c'è un po' di confusione a livello proprio di macro normative, no? Di macro regolamenti. Federico, passo ad Andrea, così concludiamo il giro del tavolo, così siamo un po' più sciolti dopo. Andrea, vai, raccontaci la tua esperienza e soprattutto cosa ne pensi degli e-sport e del gaming in questo momento storico. Allora, io, come ho prima accennato, sono stato un giocatore e-sport. Lo sono stato da giovanissima età, da quando avevo praticamente... In realtà ho approcciato e-sport quando ero veramente un bambino, un ragazzino. Ho giocato su WESL, su Warcraft 3, avevo forse 8-9 anni, le prime partite che facevo. Ricordo. E poi l'ho approcciato un po' più seriamente con Halo, perché ho fatto delle qualifiche per i World Cyber Games, che allora era forse l'apice in cui si poteva raggiungere in Italia per provare a puntare a qualcosa in più. E poi, vabbè, ho gestito solamente la community di Halo, abbandonando un po' gli sport. Però l'ho sempre seguito con tanta ammirazione e tanta volontà, perché è sempre un mondo che mi è rimasto nel cuore. Ho conosciuto tantissime bellissime persone, e da managing editor, ma anche prima di diventare managing editor di Game Division in Toms, ho seguito numerosi eventi e-sport. Ecco, rispetto al lavoro che fai, Andrea, come stai vedendo? Perché tu hai comunque, devi raccontare poi quello che accade, no? Sì. Quello è il tuo ruolo soprattutto. Allora, è più facile rispetto a una persona che non conosce questo mondo, perché io, avendoci vissuto dentro, lo riesco a raccontare con occhi diversi, riesco un po' a immedesimarmi nei giocatori, nelle società, in tutto quello che come tutto funziona. Io venivo da un mondo, diciamo, un po' più libertino, c'erano le multigaming, girava tutto intorno i clan, ai clan, no, si giocava su WESL. Portavi il PC da casa. Erano tutti eventi BIOC, quindi insomma, roba di questo tipo. Si faceva, prima avevamo citato, quando eravamo nel backstage, il Red Byte, che era un torneo in cui, insomma, si giocava tutti insieme a giochi diversissimi. Insomma, erano mondi diversi, Montepremi era quello che era, si preferiva... Facciamo una parentesi visiva, Andrea. Oggi il torneo di sport lo immagini in arena, con lo spettacolo, le luci, il pubblico, i showcase, un casino pazzesco. Era Fiera di Novegro, Milano, i tavoli della Porchetta e il tizio che girava col block notice con i computer che c'erano buttati noi da casa. Questa era la condizione. Esatto, lì si vinceva l'onore, no? Si vinceva l'onore. Assolutamente. E le uniche urla che si sentivano erano il trash talk, no? Era quella la parte bella dei tornei sport dell'epoca. Adesso sono cambiate un po' di cose, però io ripeto, recentemente ho seguito degli eventi sport, perché andando a BlizzCon, seguendo comunque il team di Overwatch italiano nel 2019, ho seguito Ettorito, ho seguito eventi di FIFA, quindi insomma di eventi sport ne ho seguiti di recente. È molto cambiato il mondo degli sport, è molto migliorato da una parte, dall'altra parte forse si gioca un po' di meno, però gli eventi sport sono tutti cambiati, c'è molta più, i montepremi sono più alti, le regolamentazioni sono leggermente più alte rispetto a prima. Però mi ricollego a quello che ha detto Nicola anche sulla questione montepremi, perché lui parlava chiaramente dei concorsi, dei giveaway, diciamo. Lo stesso problema era con i montepremi dei tornei. Io ho fatto tantissimi tornei in Italia che offrivano dei piccoli montepremi, diciamo, solo di partecipazione. Non si possono dare più nemmeno quelli al giorno d'oggi, perché se non hai una regolamentazione per un montepremi, praticamente il torneo lo devi fare a titolo gratuito, tanto per partecipare. E quello un po' mi dispiace, però devo dire che è sempre un gran piacere seguire il mondo degli sport. Infatti, Andrea, quindi insomma, ti vedo bello soddisfatto anche per come è cresciuto e si è evoluto il tutto. Io invece così faccio un vi racconto velocemente la mia esperienza, perché mi pongo dal punto di vista della comunicazione, ma soprattutto come ponte tra i linguaggi. Prima mi è piaciuto come mi ricordo, forse sicuramente Nicola, ma anche Alessio, tutti quanti avete tirato fuori l'argomento loro, quindi le istituzioni, noi, no? C'è sempre questa sorta di divisione, ma non soltanto tra le istituzioni e chi il gaming lo frequenta, c'è anche tanta divisione tra quelli che il gaming lo conoscono e lo frequentano e il mondo mainstream. Si parlava anche di business, nell'e-sport business è fondamentale. Alessio prima ha parlato di automotive, quindi bisogna saper parlare una lingua cross-mediale, no? Bisogna parlare anche ad un pubblico che non conosce il mondo del gaming. Quante aziende non endemiche si
sono affacciate ultimamente in questo mondo, tantissime. Federico ne rappresenta una che si è affacciata a questo mondo da poco e lo sta approcciando dal punto di vista dello sport, no? Quindi sportivo più vicino al mondo del calcio. Allora, per quanto mi riguarda, io l'ho fatto in una maniera diversa, cioè ho cercato di raccontare il mondo del gaming con un linguaggio televisivo capibile da tutti, però facendolo su Twitch. E quindi ho creato uno show che si chiama The Box. Inizialmente, nella prima stagione, l'80% degli ospiti erano del mondo del gaming e il 20% del web. Quest'anno è stato un 50-50. L'eSport era protagonista. Io vi farei vedere un minutino e mezzo di video, così per farvi capire di cosa sto parlando, e poi insomma chiudo spiegandovi poi qual è stato il concetto. Però per così in anteprima vi dico che è proprio cercare di far arrivare un linguaggio che non capibile molto, no? Che è quello del gaming, quando si sente commentare una partita, magari a volte si fa fatica a capire, no? Che cosa stiano raccontando i commentatori, anche chiamati caster in questo mondo. Ecco, ho provato a dare, diciamo, una chiave di lettura diversa, vi faccio vedere questo piccolo video. Benvenuti a The Box! Beneficenza, potete comprare le scatole dei nostri ospiti. Ok, questo era il video, ecco, siamo tornati qua. Allora, chiedo scusa a Federico, c'era un brand annotato con la coda degli occhi che c'era un competitor, però vabbè, l'anno prossimo verrò a bussare anche a voi, così mi date un sacco di soldi, io sono contento. No, a parte gli scherzi, ecco, avete visto, ci sono l'inserimento di tanti brand anche non endemici, avete visto bevande, avete visto anche abbigliamento, no? Che entrano per la prima volta con The Box, questa è stata la seconda stagione, nel mondo del gaming. Perché il mondo del gaming, per chi ha riconosciuto alcuni personaggi, Andrea hai visto, hai riconosciuto, c'erano Terenas, Nicola, hai visto, c'era Yotobi, insomma, c'erano personaggi che vivono questo mondo e sono completamente verticali in alcuni casi. Però con un linguaggio cross-mediale si riesce in qualche modo, no, a far conoscere questo mondo, a raccontarlo. Con io, la mia fortuna è che lavorando in radio riesco un po' a conoscere entrambi i mondi, no? E a parlare una lingua capibile da tutti. Sono sicuro che anche dal punto di vista legale, se ci fossero dei personaggi in grado di capire entrambi i mondi, no? Potrebbe essere importante, come dicevate voi prima, tutti quanti, insomma, la linea comune può essere quella. Quindi niente, era questa la mia, quello che ho cercato di fare per me, perché comunque era la mia passione, ma per il mondo del gaming, perché poi sono sicuro che siamo tutti qui, perché quello che stiamo facendo parte prima da un desiderio personale, no? E poi diventa un desiderio che, come si dice, abbraccia le necessità di tutte. Prima Alessio Cicolari l'ha detto, io ero appassionato di sta roba qua, non ho potuto fare altrimenti, Nicola pure, io ero qui che giocavo ai videogiochi, non potevo fare altrimenti, cioè la conseguenza è stata diventare un imprenditore digitale. Quindi
abbiamo così fatto il giro del tavolo. Passo a Giulio e ad Alessandro, già che voi avete organizzato il panel, siamo qui, abbiamo ancora un po' di minuti, e poi alle domande, perché ho visto che ci sono un po' di domande. Una nello specifico la farò soprattutto a Nicola di queste domande, l'altra insomma sarà un po' più generica. Alessandro, Giulio, volete dirci qualcosa rispetto ai punti, no, che abbiamo fatto un giro, quindi anche capire qual è la linea comune, che cosa abbiamo carpito da questo tavolo. Giulio? Sì, secondo me il punto, la linea comune è che questa area grigia del gaming, ma come in tutti i contesti, ha consentito una crescita del mercato. Però in qualche modo ora, secondo me, siamo in una fase in cui è necessario un cambio di marcia, perché noi siamo uno studio internazionale, vediamo la crescita del mercato italiano degli sports, ma poi andiamo a parlare con i nostri colleghi negli Stati Uniti, che fanno deal da 30, 40, 50 milioni di dollari, dove ci sono delle leghe specifiche e in cui onestamente il quadro normativo è anche lì deregolamentato, però non rischiamo di sfociare nel penale, ne menzionava certo prima Nicola. Quindi in questo caso lo rappresentava benissimo Federico, è pure più difficile per un brand dello standing di team poter investire in un quadro normativo che non agevola, dove invece un chiarimento da parte del legislatore aiuterebbe tutti, certo, e dove invece ora dobbiamo fare un pochino di zigzag. Quindi non confermi la linea che abbiamo raggiunto fino adesso. Alessandro? Confermo. Il nostro Codaro che gioca a Call of Duty. Poi ripeteci girarmi il tuo tag. Dopo giochiamo assieme, va bene, va bene. No, dicevo che sono assolutamente d'accordo. L'incertezza è di fatto il fattore limitante che blocca lo sviluppo dell'industria. Cioè, se vogliamo vedere crescere in modo molto più consistente gli sports e tutto quello che gli gira attorno, che non è poco, perché ripeto, $1 miliardo nel mondo è una cifra pazzesca. Per avere lo stesso sviluppo in Italia abbiamo necessità di avere maggiori certezze. Federico l'ha confermato, quando hai dei dubbi magari ti fermi un attimo, ci pensi, dici aspetto prima di muovermi, rischio, poi cosa rischio più che altro, certo. E quando c'è la domanda cosa rischio e non hai una risposta diventa un problema. Assolutamente. Allora passo alle domande, chiaramente dell'audience, se avete voglia fateci delle domande. La prima parto da Nicola. Allora Nicola, buon pomeriggio a tutti. Allora la domanda è questa, allora soprattutto per gli streamer tra di voi, quindi è vero che tu ti occupi anche dello streaming, però insomma lo conosci bene. Il duopolio Twitch-YouTube, soprattutto dopo il fallimento di Facebook Gaming, dicono fallimento, io mi dissocio da questo perché non so se poi è vero. Comunque, quanto vi preoccupa, soprattutto per quanto riguarda le pratiche di demonetizzazione poco trasparenti e le rimozioni frequenti insufficienti motivate? Tu cosa ne pensi, Nicola? Allora, c'è da fare una distinzione, no? Perché qui si parla di Facebook Gaming, è vero, però bisogna anche capire che cosa c'è dietro, nel senso che non so se avete capito che Facebook si butta un po' a capofitto su qualsiasi settore. Sì. È uscito Clubhouse, facciamo le stanze, parliamo tutti insieme, prendiamoci WhatsApp, prendiamoci Instagram. Diciamo che video, quando è uscito Facebook Video, io mi ricordo quando uscì Facebook Video, che praticamente era una roba fuori da ogni contesto, facevi dei numeri straordinari, certo. Ma perché? Perché praticamente le metriche per contare le visualizzazioni erano completamente starate, ti contava la visita anche solo se facevi un mezzo secondo di visualizzazione, e voi capite che mezzo secondo di visualizzazione che visita è, quindi è normale che anche solo se sfogliavi la libreria ti usciva il video, facevi una visualizzazione, quindi uno vedeva 6 milioni di visualizzazioni e diceva mamma mia, una cosa tremenda, sto facendo i numeroni. No, non è così, insomma c'è da mettere diversi puntini su lei. Allora, io ho visto un po', come dicevo prima, la nascita, la crescita, la morte a volte di alcuni servizi, e per esempio YouTube è credo uno dei più solidi servizi dedicati al, ovviamente, il video da fruizione passiva. Twitch la fa da padrone nell'ambito live,
perché Twitch si è insinuato un po' nell'emotional, un po' più nel sentimentale, ha saputo gestire quelle che erano le dinamiche di chat, di community, molto, in maniera molto migliore di quello che ha fatto Google. Google non ascolta. Purtroppo Google non ascolta, ha fatto dei buchi dell'acqua nell'acqua tremendi senza ascoltare le community. Noi per primi, come quello sul server, io potrei stare qui a raccontare ore di aneddoti su tutti i bug che abbiamo trovato su YouTube. Alcuni li abbiamo anche utilizzati, testati, riportati a Google, e Google ci ha detto no, non esiste niente. Cioè roba di questo genere, ne posso dire di ogni. Quindi quando Facebook esce con Facebook Gaming e Facebook Gaming muore, che poi non è vero che è morto perché in determinati stati funziona anche molto vero. Bene, bisogna avere un attimo un'idea della completezza dell'informazione. In questo momento storico Twitch lavora molto bene perché tanti influencer da YouTube si sono catapultati su Twitch soprattutto per via dei guadagni trainati da un Amazon che dice oh ragazzi, sai, gratis il mese di abbonamento su Twitch con Prime, e vai lì vagonate di soldi. Io ho amici tanti amici che ci guadagnano veramente tanto su Twitch, no? E Brian sicuramente conferma, ecco. Però per dire che sono ecosistemi molto diversi. Se Facebook Gaming domani dirà oh ragazzi, sai che c'è, a ogni subscriber Twitch con Twitch guadagna il 50%, qua guadagna il 90%, vedrai che ci sarà tipo la nave da crociera trabordante di influencer che sarà traghettata verso Facebook, che anche se perdono metà del pubblico alla fine riguadagnano in Certo, ma si potrebbe parlare del multi-streaming, ovvero la pratica di fare streaming su più canali, cioè se ne può parlare di ogni. Quindi se tu chiedi a un influencer, ti preoccupa il fatto che Facebook Gaming è morto? E no, assolutamente no. Ma se sei furbo, ti sei creato la community e te la sei già portata altrove, nel senso che sai esattamente dove portare, dove riagganciare la community, che c'è chi usa Telegram, c'è chi usa Patreon, c'è chi usa altri canali, ma anche Facebook, banalmente gruppi Facebook, eccetera, eccetera, e te la traini un po' a destra e un po' a sinistra, così se male che va, ti chiudono un servizio sotto il culetto, sai dove aggrapparti. Anzi, certo. Oggi ti dirò di più, se fai un ban di Twitch, si parlava anche di quello, scusate se monopolizzo, se volete integrarvi, per favore fatelo. Tranquillo Nicola, tanto abbiamo anche altre domande dopo. Ok, perfetto. Però nel momento in cui Twitch banna, cioè forse non avete capito una cosa, è come il personaggio che va in prigione e tutti ne parlano. Sei fuori dai giochi. No, ma sei fuori dai giochi, ma quando torni con il doppio della potenza però. Vero. Non ci dimentichiamo di questa cosa, cioè Fabrizio Corona quante volte è stato in prigione e quante volte arriva nei talk show e fa il botto. Cioè, è questo il problema, adesso ho estremizzato con Corona, ma è per farvi capire che siamo ancora una piccola community, soprattutto in Italia, no? Bene o male di vista uno si conosce. I contenuti sono stati visti prima o poi, cioè perlomeno a me accade che molti che, diciamo, anche che nascono adesso, io ti conoscevo, ho visto 10 anni fa un video qua e là, insomma, ci si conosce un po' tutti, quindi oggi è ancora così. Io oggi Twitch, YouTube, lo vedo ancora come il paesotto di campagna in cui apri la porta, c'è il vicino di casa, lo saluti e sai che c'è un tipo di discorso, sai che c'è un tipo di comunicazione che puoi avere perché ti conosci, fai parte dello stesso paese. Ecco, tutto qua, quindi... Siamo relativamente pochi, Nicola, in generale. Adesso, tu prima hai nominato Clubhouse, che io adoro, che sto frequentando in maniera assidua, però anche lì sono pochissime persone alla fine, i moderatori, no? Sono sempre gli stessi, ci si conosce tutti. Allora, vado avanti con le domande, ne stanno arrivando un po'. Allora, negli ultimi anni l'industria sport si è spesso relazionata con il mondo sportivo, in particolare con quello calcistico. In che modo la società calcistica può essere un volano per il mondo del gaming? Quali possono essere le attivazioni fisiche e digitali che possono essere pensate per ottenere un vantaggio competitivo sia per le società calcistiche che per le organizzazioni di sport? Allora, parto io, ma in realtà dico semplicemente che già ci sono grandi esempi di società calcistiche che stanno facendo da volano per questo. Non so se magari anche Federico, perché comunque prima si parlava di calcio, di team, eccetera, però Andrea o magari Alessio vogliono in qualche modo rispondere a questa domanda.
Sì, se vuoi, visto che noi gestiamo appunto, in Atalanta, quindi mi sembra perfetto. Avendo creato il team Atalanta eSport e conosco benissimo il tema, anche se devo essere sincero, le società di calcio sono ancora un pochettino, diciamo, non troppo focus nel capire bene l'utilizzo dell'eSport in modo corretto, però quello sicuramente che le società di calcio stanno facendo in questo momento è realizzare che esiste questa attività, che non è soltanto qualcosa di buttato lì, ma può integrarsi direttamente con i loro progetti. Quello che abbiamo sviluppato noi per Atalanta, per esempio, è un progetto che rispecchia il loro mood che utilizzano di solito anche con i calciatori, no? Atalanta è famosa per la propria caldera, quindi per i giovani, per far crescere giovani sportivi, per farli diventare bravi, e poi sostanzialmente fino a qualche anno fa era venderli e, diciamo, monetizzare con questo vivaio. Stessa cosa vogliamo fare negli eSport, dove purtroppo con la pandemia i progetti che avevamo sviluppato l'anno scorso di scouting di giocatori, di integrazione con le attività allo stadio, di integrazione con i giocatori stessi, ci hanno un po' rallentato. Ovviamente adesso certo, stiamo andando avanti facendo i nostri streaming, c'è Lega Serie A, insomma. Però la risposta è confermi che si possono fare attività extra gaming o extra calcio per poi, no, attivare. Fatto per esempio sempre con Atalanta, stiamo lanciando le attività con Fortnite su Rocket League, quindi stiamo uscendo anche dal gioco che rispecchia loro. Esatto. Stessa cosa anche nel sim racing, stiamo spingendo le società con cui lavoriamo ad uscire soltanto dal sim racing, perché comunque il pubblico eSport è anche più ampio, e come parlavamo nel pre-show ci sono anche dei contenuti che possono piacere anche chi non segue quello sport, perché racconti un behind the scene, quindi racconti cosa c'è dietro. Lo storytelling diventa più importante del calcio stesso, dello sport stesso, assolutamente. Federico e Andrea, volevate aggiungere qualcosa a questo? Se no passo alla prossima domanda. Federico? Ma io, insomma, non sono una società di calcio, naturalmente. Mi limito a dire che l'altro grande contenuto di Team su Team Vision è stato, in piena pandemia, il Team Vision Players Challenge, in cui sono stati coinvolti direttamente giocatori di Serie A, quindi che giocavano con le telecronache, insomma, dell'ottimo Pardo. E quindi, come dire, mi sembra nei fatti, ecco, che il calcio tradizionale possa essere uno dei volani dell'eSports, diciamo, del calcio eSport. Però più di questo, ecco, io non posso e non voglio certo, dire. Certo, faccio una piccola provocazione, credo che a volte sia il contrario, credo che l'eSport possa fare da volano per altre cose, e su questo ne sono sicuro, considerando che adesso, no, i media tradizionali si stanno affacciando all'eSport. Andrea, cosa volevi dire? Allora, volevo innanzitutto citare l'ultima cosa che hai detto, che l'eSport potrebbe fare volano ad altre cose, ed è una cosa che ha detto Adriano Galliani durante la presentazione del team eSport del Monza. Ha detto esattamente questo. Grande consapevolezza di Adriano Galliani, allora. Esatto, direi. È una persona molto visionaria, che proprio è capace anche di capire cosa potrebbe funzionare. Quindi questa cosa l'ha detto lui, addirittura il Monza, che vuol dire una squadra che rischia di andare in Serie A, quindi parliamo di cose importanti. E aggiungo che chiaramente è un peccato che ci sia stata questa pandemia, perché le società di calcio nel 2019 avevano già dimostrato di, insomma, portare l'eSport come focus principale delle loro attività. In particolar modo mi viene in mente la Juventus, perché è la squadra che seguo maggiormente, che addirittura mette il gioco in prima linea anche sui propri social, quindi è una cosa che secondo me, quando finirà tutto questo, ne vedremo veramente delle belle. Assolutamente. Vado avanti con le domande, ce ne sono un po'. Allora, credo che questa sia collegata poi a quella che scrive sotto. Allora, posso fare un appunto su, certo, il calcio? Allora, io prego tutte le notti, prego che il calcio in eSports diventi mainstream, perché in Italia il calcio è l'unico vero traino che potremmo avere tra gli sports, che diciamo più generalista, e il governo. È vero. È una delle cose più seguite in Italia, è una delle cose più conosciute, e credo che sia il vero traghettatore, cioè la vera innovazione verrà dal calcio e non verrà da noi poveri sfigatelli che giochiamo a vari giochi. Perché? Perché è una lingua
che conoscono tutti gli italiani. È un po' l'estensione dello stadio. Allo stadio va il muratore, il panettiere, il politico, l'avvocato, no? Unisce un po' tutti. E, essendo così seguito, probabilmente hai ragione tu, Nicola. Ma vedrai che arriverà. Come ho detto poco fa, è una provocazione, è l'e-sport che fa da volano adesso. Giulio, volevi dire qualcosa? Sì, forse una cosa interessante è quello che noi stiamo vedendo interfacciandoci con fondi di investimento, soprattutto inglesi, che vogliono investire negli e-sports, è che le società di calcio in Italia non hanno ancora preso consapevolezza delle potenzialità degli e-sports, lo vedono come un business ancillare, dove invece se andiamo a vedere in lo scenario in Inghilterra con la Premier League, già lì c'è una maggiore presa di consapevolezza e come un addizionale stream di revenue che è meno soggetto a variabili, soprattutto questo ci ha insegnato la pandemia, che dobbiamo creare diverse fonti di profitto e che si possono complementare e non possiamo basarci soltanto sui introiti dello stadio, per esempio. C'è anche da dire, Giulio, assolutamente, che in altri paesi l'e-sport esiste da parecchi anni, vedere un'arena piena in altri paesi la potevi vedere anche quasi 20 anni fa. In Italia sta arrivando adesso, sappiamo benissimo che tipo di mentalità c'è in Italia, quindi dobbiamo fare i conti con quello che abbiamo, ma sono sicuro che poi nel momento in cui sposiamo qualcosa possiamo fare meglio agli altri paesi. Qualcuno di noi forse qui l'ha già dimostrato. Andiamo avanti. Sandro Rizzotto dice: buongiorno, sono Sandro, ok? Opero da 30 anni nel settore live musicale in Italia, concerti con artisti internazionali e nazionali. Organizzatore di festival importanti in Italia, vorrei capire come entrare in contatto con gamers italiani, eventuali manager, per inserirli nei festival e creare un mix tra musica e sport, come già avviene negli USA. Aggiungo però un'altra domanda che secondo me è correlata. Esistono in Italia agenzie che rappresentano gamer italiani per organizzare tornei nei tornei anche internazionali? Allora rispondo io e poi chiaramente passo a chi magari se ne occupa in maniera un po' più specifica. Esistono assolutamente agenzie che si occupano di talent, ce ne sono tante, ci sono alcune, qualcuno qui ne rappresenta o comunque in contatto molto stretto con alcune di esse, e il binomio musica e gaming già esiste anche in Italia, funziona molto bene. Voglio fare l'esempio del mio amico Manuelito Erraton di Macete. Esempio, Macete Gaming è sicuramente una grande prova di musica e videogioco. Nel mio piccolo, col mio show The Box, ho fatto la stessa cosa, musica dal vivo, musica e videogioco. Per quanto riguarda quindi un'ottima idea, per quanto riguarda le aziende e le agenzie, non so se Andrea, Alessio volevano rispondere a questo, già che ad esempio Tom's Hardware, Game Division, fa parte, no, di queste aziende, chiamiamole aziende, agenzie di talent, no Andrea? Ci sono, tu poi chiaramente di quello che puoi dire per quanto ti concerne, perché poi ci sono anche altre figure che se ne occupano. Sì, no, in realtà le agenzie, le aziende in questo caso ne parlano assolutamente in maniera entusiastica, al contrario, sono molto favorevoli a questa situazione che stanno creando, anzi stanno spingendo molto, mi capitano tantissimi comunicati stampa su nuovi team che vengono creati, piuttosto che su nuove manifestazioni che si fanno o anche tornei online, quindi no, da questo punto di vista. Perfetto. Sono assolutamente... Chiedo ad Alessio allora, che so che tra un po' deve anche lasciarci. Alessio, tu cosa invece, insomma, cosa possiamo dire di queste agenzie, aziende che si occupano di gestione talent e che chiaramente ci sono, perché confermi quello che abbiamo detto poco fa. Assolutamente, come nello sport reale c'è bisogno anche di avere dei manager all'interno degli sport. Io personalmente ne rappresento qualcuno e qualcuno compete anche per i team che creo per le aziende, no? Quindi questo è molto importante, perché di fatto i ragazzi non hanno né il know-how né le competenze legali e contrattuali per poter gestire contratti magari con multinazionali o con aziende di stampo, diciamo, molto più industriale. Quindi questa è una cosa molto importante, perché altrimenti sarebbe veramente difficile per loro potersi approcciare o arrivare anche a degli step un po' più alti. Tante volte anche io stesso finanzio molto spesso la crescita del singolo per poterlo portare ad un livello più alto, poter competere in una lega maggiore.